un simbolo di pace che presto sarà messo a nuovo. Sono iniziate le complesse operazioni di restauro della croce del Monte Prana, partendo dalla fase più difficile e anche spettacolare, la rimozione dalla vetta della montagna. Lavori affidati ad una ditta specializzata che con un elicottero ha sollevato la croce, trasportandola a valle, dove verrà in poco tempo restaurata. Un evento straordinario che celebra i 50 anni dalla prima collocazione della croce, posizionata in vetta il 30 giugno 1968, a ricordo dei caduti di tutte le guerre. Il Monte Prana fu infatti teatro di tragici combattimenti tra le file dell'esercito tedesco e della forza expedizionaria brasileira, che dopo aver liberato Camaiore pochi giorni prima prese la vetta il 26 settembre 1944. Sarà rimesso al suo posto in tempo per il 1° di luglio, quando verrà celebrata la cerimonia del 50° anniversario, organizzata dall'Associazione Amici della Montagna di Camaiore, nel ricordo perenne di Sandro Paoli e Delio Barsi, i due fautori dell'eroica impresa del 68, quando la croce fu portata su a schiena d'asino a pezzi e poi montata. È un simbolo importantissimo per la comunità di Camaiore, ha dichiarato il sindaco Alessandro Del Dotto, per cui l'amministrazione ha deciso di investire circa 20.000 euro per l'intera operazione.